perché abbiamo che ho ristampato ho deciso di diciamo di fare una nuova edizione di questa di questo libro dedicato appunto a questo povero Cristo. E nel primo volume ho descritto quello che sono riuscito a scoprire, riscoprire di lui. Però adesso, continuando le ricerche, soprattutto in archivio, dello Stato qui a Campobasso, e consultando dei fascicoli penali e civili della pretura, del tribunale, della prima metà del Novecento, ho riscontrato molti processi a carico di questo povero. E insomma, è una cosa, lui a carico suo e a carico della madre. Questi fascicoli sono disponibili da poco, perché li ho aperto io per la prima volta, sono stati consegnati all'archivio ma anche diversi anni fa, però sono stati lì tenuti, non catalogati. Quando io, per la verità, ho fatto ricerche per altre persone, per altri fatti, è venuto fuori che questo Michele e la madre sono stati, possiamo dire, perseguitati dalla giustizia. E questo è veramente una cosa inquietante, perché soprattutto nel periodo del fascismo, il regime fascista ha perseguitato non solo, sappiamo, le persone, diciamo, gli zingari, ebrei e quant'altro, ma persone povere, persone diseredate, persone mendicanti, storpi, insomma, questi erano la vergogna dell'Italia in quel momento. Allora bisognava tenerli così segregati, esclusi dalla società. Allora si faceva ogni cosa per così, allora o per una minima fatto o misfatto erano incarcerati, oppure erano tenuti segregati in casa, insomma, tenuti veramente bistrattati. Michele ha subito questa ingiustizia e l'ha subito da piccolo. Io ho riportato molti fatti a carico suo. Bisogna ricordare, adesso noi ci siamo dimenticati, all'epoca, anzi fino alla fine degli anni 40, per circolare non solo in macchina ma a piedi da un paese a un altro occorreva una carta di circolazione, si chiamava il foglio di via, va bene? Cos'era questo foglio di via? Oggi sembra una cosa incredibile, cioè uno per recarsi da Matrice a San Giovanni in Gal doveva andare dal podestà, farsi rilasciare un foglio, doveva dichiarare dove andava, che andava a fare, quanto tempo stava e doveva farlo timbrare alla partenza. E andare, quando andava a San Giovanni in Gal, doveva andare al sindaco, il podestà dell'epoca, a lì farlo timbrare e insomma, pensate un po'. Questo e quindi un fatto del genere bloccava tutta la circolazione, il commercio, insomma, era una cosa impossibile. Pensate un po' a chi, come Michele, che girava solo per un tozzo di pane. Lui doveva uscire, era costretto a uscire di casa, perché a casa non aveva niente, e se usciva, riusciva a trovare, poteva sperare di trovare un pezzo di pane, perché lui, ecco, non è, io parlo di Michele, ma non parlo di Michele mendicante, non lo cito quasi in nessun passo.
lui era un pezzente, un povero Cristo, lo chiamo così, che usciva e si metteva a disposizione di qualsiasi persona, famiglia, eccetera, per fare un servizio, qualsiasi servizio. Servizio di trasporto, di consegna, di un'ambasciata, lui faceva anche l'ambasciata amorosa, insomma, e lo faceva, quando gli consegnava una cosa, lui veramente faceva di tutto, attraversava in qualsiasi periodo, in qualsiasi tempo d'inverno, lui andava, non si fermava mai e andava sempre a piedi. E allora se andava, se lui usciva, se lui faceva un servizio, poteva sperare che chi gli dava l'ordine, eccetera, lo ricompensava con un tozzo di pane. E lui era felice, felicissimo, perché lui, tra l'altro, i soldi non li conosceva neanche, cosa farne. Lui basta che mangiava, beveva dell'acqua, poi se gli dava un bicchiere di vino, era il giorno di Pasqua. Ma insomma, e allora, vedete, lui che doveva girare continuamente, come doveva fare con queste foglie di via? Era una pazzia. E allora era perseguitato, i carabinieri appena lo fermavano, lo trovavano, lo prendevano e lo mettevano in gattabuio. Per 2, 3, 4 giorni, ecco, lui si recava, sicuramente sarà venuto anche a Matrice, perché lui ha girato tutto il Molise, tutti i paesi del Molise, dovunque c'era da fare qualche servizio, lui si prestava, veniva a Campobasso e andava, e lì è stato pescato per esempio al convento di San Francesco, che all'epoca funzionava un po' come la mensa, mensa, come mensa per i poveri, lui si metteva in coda, no? Alla fine, perché non era mai, si metteva, anche se veniva invitato in casa, lui non si sedeva mai a tavola, non, si metteva o per le scale o che so io, un angolo lontano, quindi se gli davano qualche pezzo di pane, insomma, qualsiasi cosa, se lo mangiava, ringraziava, aveva un modo tutto suo di ringraziare, non diceva mai grazie, dice che la Madonna e Gesù Cristo te lo posso arrendere, cioè questo era il suo modo di ringraziare tutti. E così lui ha subito, come dicevo prima, questa ingiustizia, no? E quindi era sempre, nella prima parte della gioventù lui è stato quasi sempre in carcere. Tra l'altro, andare in carcere una volta non è come oggi, a parte che si mettevano le catene ai piedi e si tenevano in un locale che c'era la paglia per terra e un po' di acqua e neanche ti davano il pane, perché il carcerato, sosteneva, insomma, era la famiglia, quindi se la famiglia aveva qualcosa gli portava da mangiare, altrimenti lui faceva neanche fame su fame, pensate un po', entrava affamato, usciva ancora più affamato e tra l'altro c'è un episodio che un giorno fu incarcerato, cioè un periodo per 3 giorni, uscì affamato, fu liberato, ma con la libertà provvisoria, la libertà condizionata, cioè che doveva stare in casa, pensate un po', cosa doveva stare in casa lui che non teneva niente, quindi non poteva nemmeno uscire a raccogliere una radice, un cespuglio d'erba, non mangiare, o un frutto selvatico, niente, e fu salvato da una signora, una brava signora che gli diede qualcosa e praticamente ha fatto tutta la vita così, almeno fino a un certo periodo. E lui, e poi tante questioni, anche su lui era povero, la madre e il padre non possedeva niente, anzi aveva
due pezzetti di terra, questi pezzetti di terra erano abbandonati, la madre, sapete, aveva anche problemi psichici e quindi non riusciva a lavorare, va bene. E allora il padre che aveva venduto questi due pezzi di terra, per, anche lui per fame, l'aveva venduto non con un contratto, uno strumento, diciamo, valido, notarile, non con atto notarile, ma con famose scritture private, come si faceva una volta e si fa ancora oggi in qualche caso. La scrittura privata non serve a niente, è solo un accordo così privato, cioè l'effetto del catastale centrale non serve a niente. E però che era successo? Che il terreno, quando il padre, con la successione ereditaria, insomma, lui ha dovuto pagare l'imposta, eccetera, però il terreno era detenuto da un'altra persona. Allora, a un certo momento, lui, un giorno, la madre è andata a zappare questo terreno per due giorni, insomma, a seminarlo, poi è arrivato il detentore, dice: ma tu cosa fai nel terreno che hai venduto? Ma io pago le tasse, io passo la successione, insomma, una questione, insomma, che in alcuni casi ancora oggi sussistono, e così anche per i frutti. Una volta, che so io, per un albero di oliva, no? si vendeva o si cedeva o si affittava un pezzo di terreno, ma l'albero, che poteva essere un olivo, una quercia, una noce, eccetera, veniva riservato al proprietario. Allora uno coltivava il terreno e l'albero apparteneva. Pensate un po', questione un po' così difficile, ecco, e di conseguenza c'erano sempre questioni che poi Michele scondava sempre, con pene, insomma, lui per tutta la vita ha avuto sempre queste condanne, la condanna l'ha avuto fino alla morte, possiamo dire, perché nemmeno non ha avuto neanche la sepoltura, come sapete. E io ho voluto fare questa pubblicazione proprio come denuncia, tant'è che adesso sembra che il comune di Limosana, da un incontro che abbiamo avuto col sindaco, eccetera, che si vuole finalmente fare una tomba. La tomba, almeno una lapide più che altro, perché le ossa del povero Michele sono nell'ossario, sono finite nel. Prima sono state messe in una fossa così. Sapete che una volta, forse ancora oggi, nei cimiteri c'è un angolo riservato ai poveri, va bene? Senza lapide, se c'era e c'è ancora, io credo che ci sia ancora, io non sono esperto di queste cose, però chi non ha niente, almeno un posto, un pezzo di terra così da come sepoltura. Lui è stato messo appena una croce, senza di legno, senza data, senza nome. Poi, trascorsi 10 anni, è stato, diciamo, esumato e gettato nell'ossario, e quindi non è stato possibile nemmeno prendere una reliquia, tra virgolette, che lui non era un santo, però insomma un resto del suo corpo per metterlo in miglior luogo di una sepoltura più dignitosa. Però, ripeto, sembra che a Limosana, dove lui ha vissuto l'ultima parte della vita, dopo tanti anni, dopo questa denuncia del libro, si voglia fare almeno una targa, e si voglia almeno nel giorno della morte, il 27 di maggio del mese, così di una messa in ricordo di questa persona. Tutto